sbaglio. Buongiorno. Oh, la sala marittima. Ecco. No, aspetta, glielo dico io. Okay, allora, prego. Sì. Ok. Ma io andrei però intanto a fare un'analisi per evitare di inquadrare l'episodio all'interno di una vicenda, diciamo, di ostilità etnica. Ho visto il video, ci troviamo di fronte a un personaggio che va, credo, verso casa o altro, non so dove è andato, prende una pistola, attraversa via Maqueda con la pistola in mano e spara con la logica dell'esecutore. Allora il tema principale sul quale noi dobbiamo interrogarci è il tema della città, il tema della violenza nella città, perché c'è una logica da mafioso dentro un gesto di questo tipo, di una cultura violenta e mafiosa in cui l'altro non ha nessuna dignità, nessun valore, possa essere un nero, possa essere un bianco, possa essere un ebreo, un musulmano, un cristiano, non interessa. A lo sparatore sarebbe killer, ma siccome killer vuol dire assassino e fortunatamente Yusuf ce l'ha fatta, è riuscito, per cui non, però è chiaro che è stato un tentativo chiaro, netto di omicidio. Ora, su questo piano, poi, se noi parliamo poi della cultura dell'integrazione, io sono contento che c'è una parte della città che in questo caso sta vicino a questo ragazzo, sta vicino per fargli sentire la solidarietà. Però qui noi dobbiamo andare oltre la semplice solidarietà etnica. Dobbiamo interrogarci sulle ragioni per cui la violenza spadroneggia in questa città e continua a spadroneggiare in questa nostra città, e dobbiamo mobilitare la società civile per costruire una società non violenta che isoli i criminali e i delinquenti e i mafiosi. Questo è fantastico, io ringrazio tutti quelli che si sono mobilitati. Però io ritengo che forse dobbiamo fare di più, forse dovremmo incontrarci di più fra istituzioni, società civile, forse dobbiamo cominciare a costruire quel nuovo modello di società che purtroppo non riusciamo veramente a costruire. Ieri facevo io un ragionamento a proposito dei fondi europei, ma può essere che dentro questo piano in cui noi abbiamo 5 miliardi da destinare alla nuova programmazione, non dobbiamo pensare alla riqualificazione dei quartieri degradati? Quanti anni diciamo che i quartieri popolari di Palermo, di Catania, ma anche di altre realtà sono degradati e che quel degrado contribuisce a creare quella violenza, perché crea quella manodopera molto spesso che poi viene aggregata dalla criminalità mafiosa? Allora è lì che dobbiamo cominciare a intervenire, un discorso in cui da un lato stimoliamo e tuteliamo la cittadinanza attiva, inneschiamo i meccanismi di solidarietà, però questo ragazzo, in questo caso nero, ma io ci ho visto anche qualsiasi ragazzo o ragazza di Palermo, che sia bianco o nero, perché nella logica di quel esecutore spietata, io voglio dire, forse non ho visto una scena così crudele, così determinata, neppure nei film. Mi trovo bene. La visita che ho avuto dal sindaco è stato molto piacere, perché soprattutto ha accettato di dare un visito per i miei genitori per venire a trovarmi qua. Sono rimasto felice. Perché mi sono miracolato, ancora non sono, diciamo, morto. Voglio essere una persona normale come prima.
e basta, dopodiché non lo voglio più altre cose.